Ricordate l'ansia della pagella? Anche in Italia, le nostre istituzioni, le banche italiane, ogni tanto ricevono la pagella. È una pagella che ci viene attribuita e che purtroppo ha come conseguenza immediata, da un po' di tempo a questa parte, sempre più spesso, sempre più frequentemente, il nostro finire in punizione. Siamo indisciplinati, siamo inaffidabili. Non obbediamo a quanto ci viene richiesto dalla Banca Centrale piuttosto che dalle altre istituzioni europee e quindi poi arrivano i professori che ci bocciano. Chi sono questi professori? E chi è che consegna ai mercati la tanto temuta pagella? Si tratta delle agenzie di rating che con il loro sistema di voti hanno un potere enorme di influenzare appunto investimenti e stabilità nei cosiddetti mercati, ovvero chi intende in un qualche modo investire o speculare nel nostro paese o contro il nostro paese. E quindi vediamo di conoscere un pochino più da vicino queste agenzie di rating, le tre fondamentali, le tre principali, ovvero cerchiamo di capire chi è che valuta e attribuisce appunto una pagella, ovvero una classe di rischio in termini di affidabilità o di inaffidabilità agli stati, agli enti locali, ai gruppi, alle società, alle banche. Moody's fa parte del President Circle del CFR, Council on Foreign Relations, di cui abbiamo già parlato. Ci sta insieme ad aziende petrolifere, a banche, a fondi di investimento e assicurazioni. Il primo azionista di Moody's è il finanziere americano Warren Buffett con la sua Berkshire Hathaway, una holding che detiene fra l'altro azioni della Coca-Cola, della Goldman Sachs e della Bank of New York Mellon Corporation ed è anche azionista di maggioranza dell'American Express, carte di credito, della Bank of America Corporation ed è proprietaria delle ferrovie BNSF. Compaiono poi a livello di proprietari di Moody's, Capital World Investors, Value Act Capital, Rowe, Vanguard, State Street, BlackRock e Morgan Stanley Investment, che è questo nome che vi dovrebbe suonare un pochino più familiare. In ogni caso, queste sono tutte società di investimento, società di capitali e gestione del risparmio. Tra l'altro, c'è un dettaglio curioso relativo al fatto che sul sito della New York Stern School of Business, datato 2011, si legge che Mario Monti è membro del Senior European Advisory Council of Moody's. Evidentemente, quando Palazzo Chigi si affrettò immediatamente a smentire il ruolo di Monti all'interno dell'agenzia di rating, non intercettò o si dimenticò di far aggiornare e sistemare il passaggio sul sito appunto della Stern School che indica che ancora l'anno scorso il primo ministro italiano era ancora consigliere europeo di Moody's. C'è poi una seconda agenzia di rating, Standard & Poor's, della quale sentiamo parlare spesso. E pensate, fa parte dei membri cosiddetto premium del CFR, del Council on Foreign Relations, ovviamente made in USA. A questo proposito, permettetemi una parentesi, sono incidentalmente incappata nel corporate program del CFR e ho trovato una serie di cosiddetti membri aziendali, fra cui appunto c'è anche Standard & Poor's. Ma la cosa più singolare è aver individuato fra i partner associati, senza che ci sia nessun omologo, cioè senza che ci sia alcun altro istituto di altre nazioni, di altri paesi che rivestono lo stesso ruolo, ebbene, ho trovato una cosa davvero sconvolgente. Sapete chi fa parte di questo corporate program del Council on Foreign Relations degli Stati Uniti? La Banca d'Italia. Sì. La Banca d'Italia. E quindi, come dire, diventa un pochino più nitido il tipo di percorso che deve aver fatto Mario Draghi per arrivare a governatore della Banca Centrale Europea. Ma torniamo alla nostra Standard & Poor's, controllata dal colosso finanziario editoriale McGraw Hill, di proprietà di molte, fra l'altro, delle stesse realtà che controllano Moody's.
fra cui Capital World Investors, Vanguard Group, State Street Global Advisor e BlackRock. C'è poi una terza agenzia di rating che è Fitch, e che a livello mondiale detiene circa il controllo del 16% del mercato, mentre Moody's e Standard & Poor's controllano circa il 40% a testa. Fitch ha spesso un ruolo di arbitro fra le due sorelle maggiori delle agenzie di rating. E Fitch è controllata al 60% dalla Fimalac, una finanziaria francese, posseduta a sua volta con un'enorme maggioranza da una persona, un nobile francese, che di nome fa Marc Eugène Charles Ledré de la Cherrière, un nobile ricco francese, è un ex banchiere, nonché un ex Bilderberg. Questo acquisisce attraverso la sua holding società come ad esempio Crédit Lyonnais, France Télécom, Air France, Renault, Canal+. Decide poi di disinvestire per occuparsi definitivamente del settore finanziario, dei servizi finanziari, e quindi ecco che utilizza e sfrutta pieno l'agenzia Fitch, ma come dire, si dedica anche ad altre attività, fra cui la compartecipazione insieme a un certo David de Rothschild al fondo di capitali di investimento Foncière Euris. Ma torniamo a Fitch. Oltre al sangue blu di Lodré de la Cherrière, il 40% dell'agenzia è nelle mani di un certo Steven Schwartz, che possiede il gruppo Hearst e che è direttore del colosso Associated Press, un'agenzia di stampa e di comunicazione statunitense con circa 300 sedi in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Ecco quindi l'intima connessione fra il mondo finanziario e il mondo dei media, dell'informazione. Una nota curiosa a proposito di Fitch è che ultimamente è un po' in disaccordo con i giudizi delle due sorelle sul tema Italia, ma ancora di più è il fatto che nel periodo del cosiddetto sfacelo berlusconiano, nell'ottobre del 2011, l'Italia ottiene da Fitch una valutazione A+. Dopodiché, con il salvataggio del governo tecnico di Monti, nel gennaio di quest'anno, che cosa riceve l'Italia? Una valutazione di 2 punti più bassa, peggiore, A-. Questi sono i risultati del governo tecnico. Ora, ricapitolando, abbiamo capito chi è che dà i voti, chi è che dà le pagelle. Sono fondi di investimento, assicurazioni, gruppi finanziari, banche. Cioè, chi i voti li dovrebbe ricevere? Ci troviamo di fronte al paradosso già noto, peraltro, dei controllori che sono allo stesso tempo controllati, o che dovrebbero essere allo stesso tempo controllati. Perché, pensate, a questo proposito c'è un paper di alcuni autori che lavorano all'interno della BCE, pubblicato il mese scorso, quindi recentissimo, che evidenzia diverse argomentazioni che mettono in dubbio le valutazioni, le attribuzioni che vengono fatte dalle agenzie di rating, a partire dal fatto che le banche più grandi ottengono spesso un voto molto più elevato di quanto non ottengano le banche di dimensioni più ridotte. Proprio come accade ad esempio nel caso della Lehman, che aveva una pagella splendida, quindi una valutazione elevatissima, proprio nel momento in cui andò a fallire. C'è poi un altro palese conflitto di interesse. Nel momento in cui c'è un'attribuzione di una valutazione da parte delle agenzie di rating verso quelle banche che sono in stretto rapporto di affari, quando non direttamente di proprietà, con le stesse agenzie di rating. È inutile però precisare, penso che ormai in questo mondo sia una delle cose più scontate, il tipo di atteggiamento che ha avuto la Banca Centrale Europea rispetto a questo tipo di papers e di documento. Ovvero, ci ho messo una postilla in copertina dove dice che le opinioni riportate non rappresentano il punto di vista della Banca Centrale Europea. Se ne è chiamata fuori. Ora, sentito tutto questo, la domanda è: perché governi tecnici e politici permettono queste mostruosità chiamate agenzie di rating, in palese conflitto di interesse, di giudicare, spessissimo di mortificare il nostro paese, le società e le istituzioni italiane? Perché nel sistema internazionale, laddove personaggi come Olli Rehn, già vice commissario europeo, dichiarano la non imparzialità delle agenzie di rating,
non si fa nulla per far saltare questo circolo vizioso, questa spirale killer che sta uccidendo i paesi? Semplice. Perché sono gli eserciti con il quale il Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che la Banca Centrale Europea, piuttosto che le altre istituzioni antidemocratiche europee, stanno conducendo la loro guerra. E attraverso le agenzie di rating che possono soffocare i paesi nella morsa del debito, che possono imporre i loro provvedimenti di austerity, ovvero le agenzie di rating, grazie al condizionamento dei mercati, riescono a creare le condizioni favorevoli per l'assalto ai popoli e al patrimonio degli stati, dei paesi membri europei. E così, mentre noi continuiamo, e ahimè continueremo, a giochicchiare e a litigare come sciocchi bambini capricciosi per far vedere chi ha il vestitino più bello, chi ha il giocattolino più nuovo, gli sciacalli della grande finanza continueranno a depredare tutto ciò che ci è rimasto. Povera Italia, non abbiamo proprio imparato niente dalla lezione della Grecia.